Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quando si pesca la mano ci si ritrova, soprattutto se si è i primi a cominciare, sempre a pensare a quale carta si potrebbe utilizzare in apertura, cercando di dare più fastidio all'avversario già dai primissimi turni di gioco. Avere un punto di partenza su cui basarsi, soprattutto se si è alle prime armi, sicuramente traccerà una strada da seguire, sapendo con certezza quale carta far entrare in principio per trarne un beneficio quasi sempre garantito. Ebbene, grazie ai consigli del buon Dammat, che mi ha gentilmente comunicato le sue personali preferenze e che ringrazio davvero di cuore, scopriamo assieme quali sono le migliori 10 carte da giocare nel primo turno in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Questi 10 elementi sono da prendere in esame come un primo step da seguire per avere una guida basilare. Se doveste eventualmente averle in mano, sentitevi liberi di giocarle il più delle volte con priorità alta, per sfruttarne al massimo le capacità e guadagnare un vantaggio sul vostro avversario già dalle battute iniziali di un match. Ci saranno comunque delle eccezioni, che tratteremo nelle conclusioni, che andranno prese in seria considerazione. Se invece non avrete le carte prese in esame in questo video, fatevi aiutare da un forgiatore più esperto di voi, che potrete trovare nei gruppi Telegram Mastered Theory e Keyforge Italia, link di entrambi in descrizione, per farvi consigliare quale soluzione migliore si adatterà alle vostre esigenze. Al decimo posto abbiamo il demone di Cassata Dis, Terrore. Il suo effetto vi permetterà di guadagnare già da subito 2 ambre, dato che la riserva dell'avversario non ne avrà al suo interno. In più, essendo una creatura con costituzione pari a 5, rappresenterà un discreto punto di partenza per un raccolto nel turno successivo, o un buon servitore che sarà utile per rimuovere creature avversarie fastidiose attraverso il combattimento. Carta polivalente, molto utile nelle prime fasi di gioco, se avrete un buon numero di dis ancora in mano, vi permetterà di avere una minima struttura di sostegno che a lungo andare potrebbe fare la differenza. Nono posto per la selvaggia Flaxia. Servitore con abilità molto simile al Terrore Dis, con il suo effetto gioco vi farà ottenere 2 ambre se avrete più creature in campo del vostro avversario. Di primo turno potrà facilmente realizzare il suo testo, dato che sarà l'unica creatura presente sul terreno. Grazie alla sua value più malleabile rispetto al demone della casata violacea e alla sua costituzione pari a 4 per niente da sottovalutare, ha conquistato la nona posizione dato che le situazioni di maggioranza numerica sul campo di battaglia supereranno di gran lunga l'incastrarsi dell'eventualità di avere il terrore in mano e nessuna ambra nella riserva avversaria, conferendo quindi al folletto un maggior valore anche in previsioni di giocate future e in combinazione con altre carte di casata selvaggi. Ottavo posto per la Strega del Crepuscolo. Nonostante sia una creatura minuta, con un misero 1 di costituzione, sarà il suo effetto ad impaurire l'avversario. Infatti, fare entrare le vostre creature in campo, pronte per essere utilizzate, di sicuro vi darà un vantaggio mostruoso, velocizzando ogni servitore presente nel vostro mazzo e, di conseguenza, la riuscita di ogni strategia in esso contenuto, impiegando la metà del tempo richiesto. Essendo un servitore Omega oltretutto, non deteriorerà le vostre mani, comparendo come l'unica carta che giocherete di primo turno. La sua parola chiave Elusione, inoltre, la potrà proteggere parzialmente da una sessione di combattimento rivale, allungandogli la vita sul terreno. Purtroppo, però, sarà soggetta alla quasi totalità di azioni e artefatti che infliggono danni, ma nonostante ciò, il vostro avversario avrà comunque fatto appello a una delle sue risorse, che gli sarebbero potute tornare utili più tardi durante la partita.
Se invece nell'eventualità fatale il vostro sfidante non avrà risposte immediate per distruggerla o epurarla in qualche modo, si vedrà travolto dalla furia devastante dei vostri servitori. Al settimo posto troviamo l'Imp delle Braci. Servitore Dis con 2 di costituzione recherà non poco disturbo a qualsiasi, e ripeto, qualsiasi giocata avversaria. Il suo effetto di fatto obbliga il vostro rivale a giocare solo 2 carte in ogni turno. Non mancheranno quindi di sicuro occasioni di vedere chi vi sta davanti utilizzare creature per combattere, ripristinandole con altre azioni a supporto per poi tornare a giocare un turno normale. O facendo appello alle proprie risorse di danno, cercando al più presto di far fuori l'Imp. Questo andrà a favore sicuramente del vostro gioco, dato che carte come questa o la strega che abbiamo precedentemente trattato forzeranno il turno antagonista, dando più respiro e mettendo meno in pericolo le vostre creature che scenderanno in campo in futuro. Di sicuro questo servitore cambierà da solo le carte in tavola, stravolgendo le strategie che il forgiatore nemico aveva pensato, vedendo costretto quest'ultimo a scegliere una casata necessaria in quel determinato momento, ma che gli avrebbe sicuramente fatto più comodo avere in mano per occasioni più ghiotte, dove l'indispensabile avrebbe lasciato volentieri il posto all'utilità. Sesto posto per la Giara di Itan. Questo artefatto, sempre di casata Dis, ha un potere davvero straordinario, soprattutto se giocato di primo turno. Il suo effetto vi permetterà di nominare un elemento dell'unico rivale che non potrà essere giocato fino a che la giara non lascerà il campo di battaglia. Se utilizzerete questa carta contro mazzi che non posseggono nessuna risorsa per contrastare degli artefatti, potrete recare un danno inimmaginabile al vostro avversario, tagliando i mezzi principali che muovono il suo deck ancor prima di iniziare a giocare. Unica scappatoia alla quale il forgiatore davanti a voi potrebbe fare appello è quella di mettere in gioco la carta selezionata senza giocarla, che sono 2 cose leggermente diverse e potrebbe anche suonare strano, ma che in Keyforge possono fare davvero la differenza. Sempre che ovviamente si tratti di creature o artefatti. Se invece saranno delle azioni o delle migliorie ad essere state prese di mira, non si avranno altri modi di utilizzarle se non distruggendo la giara. Di sicuro questo oggetto resta in assoluto uno dei migliori artefatti presenti in Keyforge. Quinto posto per la Biblioteca dei Dannati. Ennesima Dis, e anch'essa, come la giara, un artefatto che vi permetterà di archiviare dalla vostra mano una carta. A primo impatto potrebbe sembrare un comunissimo effetto di archiviazione, non utile ai fini della strategia del mazzo. Ma avendo modo di alleggerire le carte a vostra disposizione da elementi che potrebbero tornarvi utili a partita inoltrata e che quindi non hanno valore reale per le giocate di inizio turno, potrete sfruttare il beneficio che realmente questo artefatto potrà donarvi, ovvero ciclare il mazzo più velocemente, pescando e dandovi la possibilità di trovare risposte pronte a contrastare qualsivoglia mossa del vostro rivale e/o accumulare risorse negli archivi che al momento giusto potranno essere impiegate per creare combinazioni che vi permetteranno presto di forgiare la così tanto desiderata terza chiave. Vede il podio da vicino Censura con il suo quarto posto. L'artefatto, questa volta di casata Logos, vi permetterà di posizionare un'ambra su di esso ogni volta che sceglierete gli scienziati e i meccanici del crogiolo come fazione principale. Dopo averli selezionati per 4 volte durante l'intero periodo della partita, potrete innescare il suo effetto, sacrificandolo e forgiando una chiave a costo 0. Carta utilissima che vi garantirà, a meno che il vostro rivale non abbia risposte che contrastino la seconda linea sul campo di battaglia, di avere una chiave a disposizione pronta per essere girata. Il suo valore cresce ancora
Se si pensa che soltanto scegliendo Logos più volte durante un match si avrà la possibilità di avvicinarsi al sapere supremo che è celato dietro la porta di ogni cripta. Gradino più basso del podio per la pietra di Quixol. L'artefatto Made in Federazione Stellare rappresenta in assoluto una delle carte più fastidiose al momento in gioco. Con un deck costruito attorno a questo oggetto che ha a disposizione poche creature, ma molte tra migliorie, artefatti ed azioni, avrete la possibilità di serrare ogni tipo di iniziativa rivale facendo sì che l'avversario si ritrovi non solo bloccato con un singolo servitore in campo, ma anche con le carte in mano, non avendo la possibilità di giocare altri servitori, invalidando così le combinazioni tra creature e rallentando di molto la realizzazione della propria strategia di gioco. Se poi l'unico del forgiatore nemico non avrà elementi utili per contrastare la pietra, potrete trarre beneficio dalla sua presenza, prendendo bene le misure e incastrando chi vi gioca contro in una trappola che, inesorabilmente, porterà lui alla disfatta e voi alla vittoria. Quindi fate bene i conti, per non dare troppa libertà di movimento ai servitori avversari e per evitare che la pietra vi si ritorca contro. Secondo posto per Mappa del Tesoro. L'azione Ombre guadagna la medaglia d'argento per il grande valore in termini di ambre che può fornire già di primo turno. Infatti, giocandola come unica soluzione per iniziare, guadagnerete una sola ambra di bonus e 3 per il suo effetto, per un totale complessivo di 4. In più, la si potrà utilizzare anche nei turni avanzati, dato che la carta permette di attivare il suo testo per intero anche se utilizzerete le creature ombre già presenti in gioco. Questo piccolo ma importantissimo dettaglio quindi fa di questa azione una risorsa polifunzionale e una delle carte migliori sia in termini di partita inoltrata che di inizio match. Primo posto e medaglia d'oro per Eureka. L'azione di casata Logos è in assoluto l'elemento migliore in gioco per aprire un match, dato che il suo valore vi permetterà di guadagnare 3 ambre, una di bonus e 2 di effetto, e inoltre di archiviare casualmente 2 carte dalla vostra mano. In questo modo a fine turno pescherete 2 dalla cima del vostro mazzo, aumentando la possibilità di trovare risposte pronte ad ogni evenienza. Il fatto trascurabile dell'essere un alfa vi disturberà poco, dato che, essendo la prima ed unica in quel turno ad essere giocata, avrà un impatto minimo se non pari a 0 sulle mosse future. In ogni caso, Eureka è l'unica carta che, se avrete in mano, anche se non doveste disporre di un turno 2 molto forte, si potrebbe pensare di giocarla comunque, dato che con la sua capacità potrà darvi una possibilità in più di pescare elementi utili per condurre un secondo giro di tutto rispetto. Conclusioni. Come ho promesso ad inizio video, ci sono delle piccole particolarità da prendere in seria considerazione. Escludendo Eureka, che come già abbiamo detto, potrebbe darvi le armi a disposizione per giocarvela anche se la mano iniziale potrebbe intrappolarvi, per tutte le altre abbiate sempre un occhio di riguardo. La risorsa a vostra disposizione del Mulligan potrebbe davvero cambiare le sorti di un incontro facendo pendere l'ago della bilancia a vostro favore. Quindi pensate bene a lungo prima di prendere una decisione definitiva. Ciò potrà allargare i vostri orizzonti come forgiatori e sempre meno di frequente non vi farà cadere vittime del temuto 222. Se non siete a conoscenza di cosa possa essere, vi invito a guardare il video 4 trucchi più 1 che miglioreranno il vostro stile di gioco. In alto è già apparsa la scheda che vi rimanderà direttamente al contenuto e in più vi lascerò il solito link in descrizione. Artefatti, creature o azioni che, quando verranno messe in campo, potranno creare non pochi problemi al vostro avversario. Tenendo a mente queste 10 carte, avrete un punto di appoggio su cui fondare le vostre giocate
e passo dopo passo, partita dopo partita, aumentando le vostre capacità di forgiatori e il vostro bagaglio di esperienze attraverso la pratica e le innumerevoli situazioni che vi ritroverete ad affrontare, vedrete che scegliere la vostra apertura non sarà mai più un problema. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.